GM Termosanitari. Qualità, professionalità, esperienza. A Roveleto di Cadeo. Telefono 0523 500 639. www.gmtermosanitari.it. La statale 45 è stata chiusa ieri sera tra Bobbio e Marsaglia per la caduta di alcuni massi sulla carreggiata. Il transito è consentito solo ai mezzi di soccorso. Sul posto è presente il personale ANAS e il ripristino della viabilità è previsto per la mattinata di oggi. La strada alternativa, intanto, è la provinciale 73 e la comunale La Rossarola di Corte Brugnatella. Prosegue anche oggi l'allerta meteo. Ieri il maltempo è tornato ad abbattersi sul Piacentino, con fiumi in piena, ponti chiusi e rischi tra le abitazioni nei pressi di corsi d'acqua. Oggi sono previsti temporali anche di forte intensità, più probabili sulle aree montane centro-orientali. Serve buon senso: da una parte i pubblici esercizi hanno il diritto di tenere aperta la loro attività, dall'altra i cittadini hanno il diritto di poter riposare e vivere in tranquillità. È l'incontro che Confesercenti ha avuto con un gruppo di residenti dell'ultimo tratto di Corso Vittorio Emanuele, esasperati dalla movida notturna. Sono arrivate due condanne per la maxi rissa che lo scorso anno aveva visto coinvolte 16 persone in via Manfredi. Gli imputati erano entrambi accusati di lesioni aggravate e uno anche di rapina. Un lupo nei dintorni di Roncaglia alle 5 del pomeriggio. È quanto hanno segnalato alcuni residenti che temono attacchi agli animali domestici e al bestiame. La sfida tricolore del campionato italiano di tiro alla fune indoor riparte da Piacenza. Le competizioni vedranno in gara una ventina di team. L'appuntamento è per il 5 novembre nella nostra città. Tutte le altre notizie in tempo reale sono disponibili sul nostro sito liberta.it. GM Termosanitari. Qualità, professionalità, esperienza. A Roveleto di Cadeo. Telefono 0523 500 639. www.gmtermosanitari.it.